ragazzi, sono Nico. Oh my god! Benvenuti in questo nuovo video. Siamo sempre su Apex Legends, ma sarà un video velocissimo perché c'è stato un piccolo update su Reddit riguardo allo store. Anche se si tratta di un video aggiornamento molto veloce, facciamo comunque i saluti. E quindi in questo video saluto Yassin, Asanino, Daniel Pastela, Cubo Dash, Mimikyo TV e Luca Roso. Ciao ragazzi! E vi ricordo che se anche voi volete essere salutati, dovete lasciare un mi piace al video, ma soprattutto iscrivervi al canale e ovviamente lasciare un commento qui sotto. E adesso passiamo all'argomento del video, ma a differenza dal solito non vi metterò un gameplay di sottofondo, proprio perché si tratterà di una cosa di pochissimi minuti. Quindi buona visione! Eccoci qui! Come già detto, questa notizia riguarda proprio lo shop in game. Perché come qualcuno di voi avrà notato, negli ultimi due giorni sono scomparse le varianti ricolorate delle skin acquistabili con i token leggenda. E in questo momento lo shop appare in game, come state vedendo, in sovraimpressione, pieno solamente di skin acquistabili con gli Apex Coins. Qualcuno potrebbe pensare che è perché hanno cambiato il modello dello shop, ma non è effettivamente così, ma si tratta solamente di una soluzione di ripiego. E a confermare ciò è uno sviluppatore di Respawn con un post sul subreddit ufficiale di Apex Legends che starete vedendo in questo momento. Ciò che è successo è che è finito il primo gruppo di varianti ricolorate delle skin leggendarie. In parole povere, il secondo gruppo non era ancora pronto o comunque non l'hanno ancora inserito nei file di gioco e nel frattempo hanno messo nello shop delle skin normalissime. Hanno deciso di fare così piuttosto che reinserire delle varianti che già erano comparse per dare un minimo di esclusività a queste skin. Non è detto che le varianti che sono già uscite non possano più ricomparire in futuro, ma di sicuro non nel breve termine. E ciò che penso io è che il debutto del secondo gruppo di varianti delle skin leggendarie avverrà nel momento in cui scadrà il timer degli oggetti attualmente presenti nello shop. E ciò che è più facile da pensare è che queste skin verranno aggiunte ai file di gioco quando avverrà il prossimo aggiornamento, quindi presumibilmente in serata oppure domani, ossia martedì. E quindi la notizia era questa, lo shop è cambiato ma si tratta solo di una soluzione temporanea, nel giro di pochi giorni tornerà come prima. Quindi con una sezione dedicata alle skin acquistabili con gli Apex Coins e una sezione esclusiva per le skin acquistabili con i token leggenda. Il modello dello shop resterà lo stesso e su cosa ne penso di questo modello mi sono già espresso in un sacco di video che vi lascerò nelle schede in alto a destra. Devo dire che non mi fa impazzire e penso che avrebbero potuto sfruttare questo momento per cambiare qualcosa, ma invece resterà tutto come prima. Ma la nota positiva è proprio che arriveranno queste nuove varianti. Quindi se magari avete una skin leggendaria che non ha ancora ricevuto una variante acquistabile con i token leggenda, questo potrebbe essere il momento. Ma in ogni caso penso che la loro idea sia di dare piano piano una variante a ciascuna skin leggendaria, quindi arriveranno tutte. Non resta che aspettare e sperare che in questo gruppo ci siano quelle che vogliamo. Abbiamo finito! Vi ringrazio per aver visto il video e vi ricordo di lasciare un mi piace e se non l'avete già fatto di iscrivervi al canale. Inoltre se vi va nel commento che ho messo in evidenza trovate il link al post su Reddit, così potete consultarlo anche personalmente. In descrizione trovate tutti i miei contatti e i miei social, tra cui soprattutto Instagram, in cui mi trovate come NicoMyGod e in cui vi invito a seguirmi. Ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ragazzi! Bella!